Benedetto Baden-Württemberg, un altro video che lo faccio, è uno dei video che ci tengo di più a farlo. Ho trovato e vi faccio vedere come qui c'è una riparazione della strada. Binario, hanno tagliato fuori tutto completamente, preciso, tutto tagliato fuori preciso, ok? E praticamente cosa succede? Quando qui fanno una lavorazione, arrivano e tagliano fuori. Oltretutto vi faccio vedere lo spessore, il fondo dello spessore dell'asfalto. Aspetta, qua sono giù il fondo. Ok, questo è lo spessore dell'asfalto, una spanna, sono 25 cm. Qui non siamo in un'autostrada, siamo esattamente nel centro della città, cioè questi hanno 25 cm di asfalto. Quando noi ripariamo le strade dalle parti nostre, riparano, tirano su e rimettono tanto così d'asfalto, ok? Avevo fatto un video dove faccio vedere la buca già riparata. Questa non è una buca, perché probabilmente stanno rifacendo il tombino, però questa tecnica qua che usano la fanno anche quando riparano le buche, dove ho fatto vedere e ve lo faccio vedere un secondino come poi viene la buca riparata. Qui probabilmente c'era stata una buca, vedete come hanno tagliato fuori bene tutto il quadrato, non sono arrivati mettendo qua la badilata, la controbadilata eccetera eccetera come fanno da noi, l'hanno tagliata fuori completamente bene. Ok, sono venuti, lo hanno asfaltato e adesso voglio fargli vedere, guardate qua, ho portato questo, non c'è la minima, faglielo vedere bene, cioè praticamente è come se non ci fosse stata una buca, cioè stesso livellata. Dalle parti nostre riparano, tirano su e rimettono tanto così d'asfalto. Dopo un mese e mezzo, la prima nevicata, la prima volta che piove, neanche nevicata, basta che piove un attimo, è tutto spaccato. Oltretutto qui tu hai tagliato fuori tutto preciso, bene, con la continuazione dell'altro, che prosegue, ok? Tagliato fuori. Dalle mie parti fatto un lavoro, così sono arrivati con la gru, l'asfalto era nuovo vicino a me, e poi dopo sono andati, hanno rimesso tanto così d'asfalto facendo pure una bombatura, ogni tanto avanza dentro. Arrivano con un po' di cemento, quello lì del sacchetto, buttano bam 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 la badilata, cioè qua hanno 25 cm, tagliano fuori tutto bene, ok? Amministratore, lo vedi bene? Gliel'abbiamo fatto vedere, ok? Allora io mi chiedo, amministratore italiano, ma io dico, tu politico, amministratore, eccetera, eccetera, ve l'ho già detto una volta, dovete copiare tutto, e tutto quello che fa cacare dal mondo, dall'Europa, lo copiate. Quello che deve essere fatto bene, non lo copiate mai. Cioè, quello non lo copiate mai. Cioè, così bisogna lavorare, così bisogna fare. Però probabilmente è anche voluto il fatto che non lo fanno. Non lo fanno perché, chiaro, fai il lavoretto col culo, così c'è l'appalto, il riappalto della roba che lo rifai, che la roba... Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Ma siamo una nazione che vuole competere con chi? Con l'Europa. Cioè noi abbiamo anche il coraggio che i nostri politici si presentano in Europa e vogliono competere con chi? Con chi? Cioè questo modo di lavorare che abbiamo in Italia, del tutto la cazzo, tutto perché dobbiamo rifarlo, tutto... Cioè questo è applicato a 360 gradi, ma dove vogliamo andare? Se non cambiamo la mentalità... E purtroppo credo che non la cambieremo mai, perché io continuo a fare video, continuo a darci il cuore, continuo a cercare di farvi delle cose. Non andremo da nessuna parte. Io sono convinto, posso spaccare coglione quanto voglio, ma in Italia non cambierà mai nulla. E questo mi dispiace, perché questi video li faccio perché vorrei passare il confine e vedere queste situazioni di lavoro, eccetera, eccetera, anche al mio paese. Ho sempre fatto video in Lombardia, dove ho paragonato il meglio dell'Italia, il meglio, quello che dovrebbe essere, con la Germania. Non oso immaginare, tanti mi scrivono che addirittura ci siano situazioni molto peggio che dalle mie. Cioè, ma ragazzi, ma dove vogliamo andare? Ma perché non iniziamo a fare i lavori come devono essere fatti? Perché? Ma perché? Perché la colpa è della politica. Perché è la politica che deve arrivare e deve dire tagli fuori bene, l'hai fatto, ok, lo collaudo, ti pago tot. Cioè no, invece tutto così, va bene tutto in Italia, va bene tutto, tutto la cazzo. Lo rifacciamo, i politici, però non veniamo a spaccare il cazzo che poi siamo uguali agli altri, a fidarsene.